garanzie devono venire meno, non si capisce perché non si invia norme italiane, non si capisce perché queste squadre investigative comuni non debbano fare riferimento alla legge italiana e non si capisce perché lo Stato estero detterà le condizioni d'uso del materiale probatorio e anzitutto detterà anche la legge interna, poiché l'ordinamento processuale non può essere vincolato da determinazioni di un altro Stato. Sarebbe una rinuncia alla sovranità eccessiva e irrazionale e senz'altro una violazione del principio di uguaglianza di imputati e indagati anche rispetto alla nostra Costituzione. Questo non è stato preso in considerazione, sono state date risposte parziali che assolutamente non sono andate nel merito, non hanno risposto a questi interrogativi, quindi sì all'attuazione della Convenzione di Bruxelles, no a un vero e proprio attentato alla sovranità di questo Paese fatto da chi questo Paese non ce l'ha nei Grazie. primi interessi. Grazie. Grazie. È scritto a parlare il deputato Davide Mattiello. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Ma spesso sentiamo persone che credono nell'Europa fare questo tipo di ragionamento. L'Europa è importante, ma non ci convince un'Europa fondata principalmente sulla moneta, sulle banche. Vogliamo un'Europa politica. Ecco, io credo che tutti coloro che credono nell'Europa e vogliono un'Europa capace di essere casa di cittadinanza, capace di essere soggetto politico, non possono che essere soddisfatti di questo passo, perché quando diciamo che vogliamo un'Europa meno legata alla moneta e più legata alla politica, ma qual è il primo e fondamentale servizio che la politica rende facendosi Stato? È il servizio della giustizia. Ora, questa convenzione che finalmente, dopo 15 anni, noi accogliamo nel nostro ordinamento sottoscrivendola, ma questa convenzione serve proprio a fare meglio giustizia all'interno dell'Europa, con ciò contribuendo a costruire un'Europa dei cittadini, per i cittadini, a servizio dei cittadini. Ora, per carità, c'è anche qualcuno che in questa Europa proprio non ci crede, c'è anche qualcuno che quindi non è semplicemente contrario all'Europa della moneta e vuole un'Europa maggiormente politica, non vorrebbe proprio l'Europa. E allora, Presidente, colleghi, collega, annunciando il voto favorevole e convinto del Partito Democratico su questo importante passo, fatemela dire così. In questi giorni ci stiamo avvicinando ad un importante, doloroso anniversario. 20 anni fa, la strage a Srebrenica. 20 anni fa, oltre 8.000 innocenti ammazzati a Srebrenica. Ebbene, 20 anni dopo, la Bosnia-Erzegovina è a un passo dall'ingresso in questa Europa unita e soltanto qualche giorno fa il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, interveniva a Belgrado, nel Parlamento serbo, con questa frase, tra le altre, importante e commovente: la Serbia, come l'Italia, appartiene all'Europa, alla storia dell'Europa. Ecco, io credo che tutti coloro che credono in una politica capace di mediare il conflitto e di non alimentare il conflitto con il sentimento della vendetta e dell'odio, oggi scelgano l'Europa, un'Europa per i cittadini, a servizio dei cittadini, capace di costruire giustizia. E questa convenzione, dopo 15 anni, ci aiuterà a fare proprio questa Europa, un'Europa nella quale speriamo di accogliere presto anche la Bosnia-Erzegovina, così come la Serbia. Grazie Presidente. Grazie onorevole Mattiello. Prego i colleghi di prendere posto. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Colleghi, prendere posto perché stiamo per fare la votazione finale. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sulla proposta di legge di ratifica numero 1460A, ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione Europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro 11 del codice di procedura penale, modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero, termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive. È aperta la votazione.
Gasparini, Arlotti.